Ciao a tutti e finalmente bentornati sul mio canale. Abbiamo avuto una settimana di pausa sul mio canale. Non avete visto video la scorsa settimana perché ero al mare. Niente, poi al mare ho deciso di non portarmi la macchina fotografica e buona così. Mi sono goduta le persone, le vacanze, senza dover stare sempre lì a riprendere. Perché magari non ci pensiamo tutti quanti, però portarci sempre dietro la fotocamera e raccontare la nostra vita, portare la gente con noi non è sempre facile, anche un po' stressante certe volte, perché magari sei in giro con persone che non capiscono bene la questione, quindi si sei sempre lì un pochino magari in imbarazzo. Poi non è per tutti quanti così ovviamente, per me è più che altro un po' un hobby portarvi con me tutti i giorni, per altri invece è proprio un lavoro, quindi insomma, se ne fregano delle persone e portano sempre la macchina fotografica con loro. Comunque, parlando di cose serie, come avete visto dal titolo del video, oggi volevo parlare di come ripartire dopo l'estate. Lo faccio anche un po' per me, perché sento, per esempio anche dopo Natale, dopo insomma le vacanze un po' così, sento un attimo la fatica della ripartenza e di riprendere con la routine che mi sono insomma creata. Io poi, non avendo molto da fare in giornata, la mia routine è anche abbastanza ampia, ho tempo per fare tutte le mie cose, ma forse le cose stanno per cambiare, quindi dovrò riorganizzare la mia routine, la mia vita, per cercare di fare tutto quanto, cercare di continuare a perseverare i miei obiettivi, insomma, di allenamento, che poi soprattutto è quello lì, perché mangiare bene riesco tranquillamente, insomma, già in famiglia comunque mi aiutano tantissimo, siamo tutti quanti molto attenti ad avere sempre tante porzioni di frutta e verdura, e di cercare di cucinare senza appesantire troppo gli alimenti, quindi insomma così in famiglia comunque c'è sempre stata questa cosa qui. Poi negli anni miei si sono un po', mi hanno un po' seguito e devo dire che hanno apprezzato sempre un po' di più mangiare abbastanza leggero senza strafare, però ovviamente ogni tanto si mangia le cose più piacevoli per il palato. Come ripartire un attimo con la propria routine? Allora, innanzitutto non pensarci troppo, sicuramente non dire lunedì devo ricominciare, oddio ritorno dalle vacanze, devo ricominciare, non avere quest'ansia, ecco. La propria routine deve essere un qualcosa che ci siamo creati noi e che ci accompagni piacevolmente, ecco, quindi non deve essere un'ossessione del mi sono fatta le tappe, se non le rispetto poi aiuto, perché questo poi ci porta anche a diventare stressati, magari anche poco piacevoli con le altre persone, perché non avete magari rispettato le vostre tappe che vi siete prefissati e quindi insomma magari siete anche un po' in ansia quando siete con gli altri. Lo dico perché comunque anche a me un pochino è capitato e anch'io un po' mi attacco troppo alla mia routine, alle mie tappe, se non le faccio magari un po' ci rimango male, però non deve essere così perché siamo tutti quanti esseri umani e dobbiamo accettare anche di non essere sempre al top della nostra forma, ecco. Quindi insomma, ritorniamo alla nostra routine con calma e piano piano, facendo le cose per bene, perché per esempio come nel mio caso, finita l'estate, io per circa 3 settimane non mi sono allenata, questa è la terza, sto aspettando il nuovo piano dalla mia coach e intanto sono qui che fremo perché ho piacere di ricominciare. Perché 3 settimane senza allenamento? Perché sono stata in montagna e diciamo che lì comunque mi sono allenata, perché abbiamo fatto delle camminate che... ciao gambe! Ecco, magari più l'upper non ho allenato. Poi sono tornata e ho fatto un paio di allenamenti, però poi sono partita per il mare la settimana dopo della montagna, quindi ho detto college. Con tranquillità sono andata ovviamente al mare. Al mare ho notato, infatti ne parlavo anche con gli altri, con le persone, i miei amici là, al mare comunque, almeno dove vado io così, si è sempre in giro la sera, cioè decidi di trovarti con gli amici sul lungomare oppure in città e si passeggia, cosa che qui sento tanto la mancanza. Infatti ci pensavo proprio ieri, perché qua non diciamo andiamo in città a fare una passeggiata? Per me Bologna la sera in centro è stupenda, e poi magari d'estate non c'è neanche tanta gente, quindi si gira anche più piacevolmente, e sento davvero questa differenza. E infatti al mare già cammino molto di giorno con i miei, facciamo una passeggiata per andare a prendere il caffè, una passeggiata in acqua così, e poi la sera dopo cena ci si ritrova e si fa comunque una passeggiata in centro, poi sul lungomare, avanti e indietro, quando ci si fa tantissimo movimento. E io mi chiedo perché non lo faccio anche qui a Bologna. Qua a Bologna non c'è questa cosa, si fa un giro in centro, almeno non nel mio gruppo di amici, e invece voglio provare a inserire questa cosa. Bologna centro di notte
facciamo un gruppo di persone. E per quanto riguarda l'allenamento, ne abbiamo parlato adesso, quindi riprendere con calma e darsi dei piccoli obiettivi, ritornare insomma a essere performanti. Ovviamente magari in 3 settimane ho perso un pochettino di forza, sicuramente devo riprendere un attimo con fiato, cose del genere, però ecco, non ho sicuramente paura. Mi alleno da 4 anni, ogni anno c'è l'estate e ogni anno c'è la mia ripresa, quindi ritornerò come sempre ai miei ritmi, ecco tutto quanto. Magari se ripartite dopo l'estate, dopo un bel po' che siete stati fermi, lo stretching, il riscaldamento, fatelo bene, ecco, perché comunque i vostri muscoli si sono un po'... ha preso un po' di pausa ovviamente, e quindi potrebbe essere che insomma si sentano un pochino più i dolori post allenamento, e quindi del buon sano stretching e del buon sano allenamento soprattutto per le articolazioni. Quindi riscaldate bene le caviglie, riscaldate bene i polsi se fate insomma tipo le flessioni. Spesso molte persone mi dicono: Chiara, come fai a fare le flessioni, a me fa male, io ho l'artrite, quindi sicuramente devo starci molto attenta ai dolori e ossei o comunque dei legamenti, e sicuramente mi riscaldo molto bene i polsi, insomma classici movimenti così, oppure insomma per terra vi appoggiate, mano così, insomma l'ho fatto un pochino, e sicuramente è molto importante per evitare di fare a freddo certi esercizi che vanno comunque a intaccare, come anche dei semplici saltelli. Comunque la caviglia, se cioè siete stati fermi e partite subito così a fare dei saltelli, magari è molto più facile prendere un attimo una storta o sentire un po' di dolore. Quindi riscaldatevi sempre abbastanza bene, senza perderci troppo tempo ovviamente, però è importante soprattutto anche se ripartite dopo l'estate. Parlando invece di alimentazione, per me... Pacco! Arrivo! Quando arrivano i pacchi è proprio Natale. Bene, 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 bene. Per sapere i prodotti che ho preso seguitemi su Instagram. Ho preso anche una cosa nuova, una cosa che avevo già negli anni provato e mi avevano disgustato, però ho deciso di darci una seconda possibilità anche per dare una recensione a voi. E questo ve lo dico subito, e si parla delle proteine vegane. Le ho prese aromatizzate perché io prendo tutto senza aroma perché sono sempre troppo dolci le cose. Ho provato però queste a prenderle aromatizzate perché sinceramente sentire il sapore delle proteine di riso, delle proteine di pisello, sono cose abbastanza immangiabili. Non ci sono le proteine di soia, quindi ho preso gusto caramello al latte o latte al caramello, uno dei due, non mi ricordo. E calma, ho letto un sacco di recensioni proprio sul sito stesso. Proviamo, speriamo bene, raga. Se le avete già provate fatemelo sapere. Tornando all'alimentazione, innanzitutto potete fare un bellissimo ordine su Bulk, che sicuramente ci sono tante cose che d'estate non avrete ordinato, oppure insomma vi mancano sicuramente dalla dispensa. Quindi ritornando alle buone abitudini, ho fatto anche il mio ordine su Bulk e ho preso le cose che essenzialmente utilizzo di più. Quindi se avete anche bisogno di consigli scrivetemi nei commenti e io vi lascio anche il link per accedere al sito direttamente in info box con tutti gli sconti aggiornati. Io non ho avuto non ho particolare difficoltà a ripartire cercando di mangiare abbastanza bene, perché comunque anche, cioè ormai ha sempre fatto parte della mia vita mangiare comunque, cioè abbastanza tranquillamente, tante verdure, una buona porzione di proteine, di carboidrati, di grassi. Entrando nel mondo di Instagram e facendomi seguire da una coach, sicuramente ho capito l'importanza più delle proteine e nel dosaggio magari dell'olio, ecco, senza esagerare, utilizzarlo, e sono venuta a conoscenza anche di altre fonti di grassi che mi ha fatto piacere poi scoprire, per esempio il burro di mandorle, l'olio di cocco, altre fonti che sicuramente prima non caccavo pari, al massimo mangiavo un po' di frutta secca, ma entrando in questo mondo ho capito molto di più anche l'importanza del consumo di frutta secca, sempre moderato, perché comunque è molto calorico e molto grasso, quindi sono alimenti che vanno dosati e magari di primo impatto non si sa bene come gestirli, quindi sicuramente ora ho molto più conoscenza e li utilizzo molto di più, ma con coscienza. Magari d'estate si è lasciato molto più andare e tutto quanto, ma lasciarsi andare non vuol dire per forza mangiare sempre fuori o mangiare sempre cose fritte, cose molto grasse e oleose, vuol dire anche magari la mattina non aver tanta voglia di
avere un dosaggio di proteine adeguato, tutto quanto, e magari mangiarsi solo latte e biscotti, ecco, per esempio. Questo anche secondo me vuol dire magari non starci più tanto dietro, perché comunque non si è sbatto, non ci si è portati tanta roba dietro. Io inoltre ho fatto un post su Instagram dove vi dicevo come organizzarsi in vacanza per avere qualche fonte comunque dietro, senza dover improvvisare sempre chissà quali colazioni, pranzi e cene. Comunque ci sono delle basi che si possono seguire sempre in vacanza. Questo sicuramente aiuta a mantenere... dato un calcio, aiuta a mantenere comunque anche in vacanza più o meno un profilo sempre uguale a quello che si manteneva prima. Poi via libera, come ho avuto io in vacanza, cene fuori, pranzi fuori, però appunto, come dicevo, per me non è troppo difficile, perché anche in vacanza riesco a mantenere una certa linearità con quello che faccio in inverno, senza comunque mettermi troppo a cucinare, perché appunto non ne ho voglia. Quindi, per ripartire al meglio con l'alimentazione, sicuramente durante le vacanze avrete il frigo vuoto, quindi perché non partire con una fantastica spesa? Qualche consiglio sicuramente può esservi d'aiuto anche chi magari ha le prime armi e non sa bene cosa comprare e cosa non comprare, magari, ecco, cosa evitare di comprare. Una cosa che, per esempio, non mi viene mai da comprare quando vado al supermercato sono biscottini vari, dolciumi, caramelle, cioccolatini, perché meno roba avete in casa, sinceramente, meno voglia vi viene di andarla a cercare, perché ovviamente se avete poi dei vari dolci in casa è ovvio che viene voglia di andare a mangiare. I miei prendono spesso i gelati, soprattutto d'estate, è ovvio che qualche volta me lo vado a prendere anche io, ma perché è in casa. Quando sono a Bologna da sola, che magari sono al mare, riesco sempre comunque una settimanina all'anno a stare in casa da sola, che bello, e io compro pochissime cose sinceramente, perché soprattutto la roba fresca voglio evitare di farla andare a mare. Compro sempre poca roba, anche perché spesso sono dal mio ragazzo, non è che posso portarmi sempre 8.000 cose dietro, anche se lo faccio comunque. E quindi insomma non compro mai tantissime cose, ma sicuramente alla base della mia spesa c'è frutta e verdura. Frutta non tantissima, perché mi va male molto più facilmente. La frutta la mangio più che altro un pochino a colazione oppure a merenda, o comunque un frutto diviso a metà tra merenda e cena, merenda e colazione. Qui. E poi verdura invece vado sempre di zucchine, insalata, pomodori, che sono le cose che consumo di più. Poi qualche volta anche le melanzane, i peperoni, però insomma anche lì non mi metto a variare tantissimo, a meno che non ho l'idea di fare una bella cucinata di verdure, melanzane, peperoni, zucchine, che poi rimane in frigo 2-3 giorni, oppure anche in congelo. Per esempio mi è capitato di congelare della verdura prima di partire per il mare, scongelata, fa un po' d'acquetta, la scolate, è buona, cioè alla fine va bene, ecco. Poi, dalla parte delle proteine, sicuramente prendo magari della carne, delle fette di pollo o fette di tacchino, che posso poi andare a porzionare e congelare in frigo, così ce li ho sempre lì a portata di mano, quando la sera so che voglio qualcosa, la mattina scongelo, ecco, qualcosa, un minimo di organizzazione comunque giornaliera ci vuole, soprattutto se dovete scongelare delle cose. Del pesce, i miei prendono sempre il pesce fresco dal bancone, oppure qualche volta, perché quando lo prendono dal bancone comunque lo consumiamo in una volta, invece poi qualche volta io tendo a prendere del pesce congelato, che non è il massimo, però ne prendo in quantità che mi basta, lo congelo, ce l'ho per 3 volte. E lì il pesce magari posso anche fare una cucinata con della passata di pomodoro e il pesce per fare un sugo per il pranzo, che poi tengo anche quello lì in congelo. Tendo anche a prendere tantissimi alimenti vegani, perché io amo alternare, quindi via di tofu, seitan non mi piace più tanto, e i burger tendo a consumarli, però insomma non più di 2 volte a settimana, ecco, perché comunque sono sempre alimenti confezionati. Prendo anche la soia in scatola, tipo i fagioli e i ceci in scatola anche, e la soia tra i legumi è quella con più proteine e meno carboidrati. Invece, per esempio, i fagioli e i ceci hanno più quantitativo di carboidrati, quindi se volete usare la soia come alimento abbastanza pulito dagli altri macronutrienti, secondo me è comodo. Per quanto riguarda invece i grassi, ovviamente l'olio ce l'abbiamo sempre tutti in casa, però vi posso consigliare assolutamente, se avete finito le riserve, frutta secca, anacardi, mandorle, noci. Per esempio su Bulk ho ordinato gli anacardi,
di Anna Cardi sono veramente fantastici. E sul sito di Bulk trovate anche noci mandorle, nocciole, noci di macadamia, ci sono varie varietà di frutta secca e poi appunto burro di mandorle, burro di arachidi, tantissimi tipi di burri. Io prendo solo quello di mandorle perché è l'unico che comunque mi piace, il burro di arachidi non mi piace per nulla. Poi ovviamente il cioccolato fondente. Lì se volete prestare un po' attenzione al cioccolato è consigliato dall'80-75, facciamo anche dai su, il 75 è proprio buono. Dal 75% in su. Per quanto riguarda invece la parte dei carboidrati, cereali, pasta, cose del genere, lì ovviamente, cioè non ne parlo mai perché per me sono le fondamenta dell'alimentazione. C'è anche la farina 1 e la farina 2, che sono farine meno raffinate e più vicine a quelle integrali, ma comunque non sono la 00 o la 0. È la farina di arachidi. Questo è l'unico modo in cui, altro modo in cui mangio gli arachidi, usata per esempio nei pancake. E magari, dato che è abbastanza proteica comunque come farina e ha pochi grassi e pochi carboidrati, potete utilizzarla nei pancake andando a sostituire un po' la quantità di albume, per esempio, se non volete sempre usare tanto albume, potete fare un mix così e comunque dà una sofficiosità al pancake molto gradevole. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se avete altri consigli voi per ripartire al meglio con la vostra routine. Io comunque parlo di alimentazione e allenamento perché questo è il mio ambito, ci sono tantissime altre cose che vanno inserite in una routine, la cura della casa, la cura del proprio, la cura della pelle, dei capelli, cioè tantissime cose che magari uno dovrebbe cercare di dedicare almeno una volta a settimana, la pulizia della casa anche un po' di più, però insomma io parlo del mio ambito e quindi sono queste le cose che mi interessano un pochino di più. Dei capelli mi interessa poco, che ci posso fare, però insomma ci provo anche io a utilizzare maschere e cose del genere. Quindi io spero che questo video sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.